vent'anni di Tinder e Teatro Giovani, vent'anni di cultura, vent'anni di appuntamenti importanti per Patti. Una manifestazione che nasce vent'anni fa, nasce proprio per quella felice intuizione che il Presidente Gambino allora ha avuto assieme al Sindaco Venuto, e poi un'intuizione felice che poi si è trascinata nel tempo fino a raggiungere le 20 edizioni. Oggi siamo alla 20ª edizione, lo dicevo prima in conferenza stampa, un filo di memoria che lega tre amministrazioni, tutte con meriti importanti per il rilancio, la ripartenza di questa grande iniziativa, di questo grande contenitore culturale, all'interno del quale ci sono emozioni, ci sono preoccupazioni, c'è cultura, ci sono talenti, c'è storia millenaria, perché c'è il Teatro Greco di Tindari, e ci sono le scuole, ma soprattutto ci sono questi ragazzi che sono il perno portante di una rassegna che mi auguro e spero ancora duri a lungo. Così coinvolgente, così suggestivo nel ruolo di Diego, e allora la regia solo per quell'anno fu curata da Simona Celi, che era direttore artistico del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Noi due anni fa, insieme alla scuola, l'abbiamo voluta fortemente riprendere, farla ripartire dopo quella pausa che è stato purtroppo la pandemia. E l'abbiamo fatto con una prospettiva più ampia, perché per la prima volta abbiamo dato una programmazione biennale, abbiamo stipulato insieme all'assessorato regionale al turismo, al liceo, insieme al parco archeologico, un accordo biennale che ci ha consentito anche di programmare, come ricordava anche la preside prima durante la conferenza stampa, anche questa edizione a partire già da ottobre, avendo la sicurezza che i partner che avevano sottoscritto l'iniziativa avrebbero confermato tutti la propria disponibilità e i propri impegni anche di natura economica. Quindi per noi rappresenta un grande volano, perché tanti giovani sono passati da questa iniziativa, e quindi è una palestra, una grande palestra, come dicevamo prima, delle arti migliori, che si lega sicuramente all'importanza di riscoprire il teatro, la letteratura e il mondo classico, ma anche che ci fa crescere e diventare uomini e donne migliori. Il voler mettere al centro gli studenti è stata sicuramente un'idea vincente. Una rassegna concorso che è diventata un simbolo anche del nostro territorio e che ha spinto i nostri studenti a calcare quelle scene che dal 25 agosto 1956, con la Iace di Sofocle, hanno fatto rivivere il nostro teatro antico. Siamo veramente orgogliosi di questa storia che oggi abbiamo ripercorso. Tanti numeri, già alla 10ª edizione il professor Parasevidi aveva calcolato diverse migliaia di giovani che si erano esibiti. Ricordiamoci, sono state delle punte con 39 istituti scolastici partecipanti. Quindi adesso abbiamo aggiunto un secondo decennio, per cui aggiorneremo queste cifre, però sono davvero tantissimi da tutte le parti d'Italia i ragazzi che si sono esibiti in questa manifestazione, tra il fatto che è stato pure trampolino di lancio, l'abbiamo appena scoperto, di ben 13 attori professionisti che si erano esibiti a Tinder e Teatro Giovane e che hanno scelto di fare del teatro la loro professione. Quando inizia e quando finisce? Allora, inizia oggi alle ore 11, siamo in ritardo di 5 minuti a Villa Pisani, tutta la cittadinanza è invitata, l'ingresso è gratuito, oggi anche di pomeriggio, primissimo pomeriggio, e subito dopo pranzo, e lunedì ancora a Villa Pisani, tutta l'intera mattinata, da martedì Teatro Antico di Tindari, da martedì fino a sabato, giornata conclusiva. Giornata di manifestazione finale, sabato 20, e avremo tre spettacoli, le due scuole vincitrici e il nostro fuori concorso. Dopodiché il nostro spettacolo verrà ripetuto per tutti i genitori, l'intera cittadinanza, anche domenica pomeriggio, a partire dalle 17, mi pare, sempre al Teatro Greco di Tindari. Quindi tutta la cittadinanza è invitata, è una manifestazione che fa parte di tutto veramente il territorio, ingresso gratuito, ci vediamo con tutti al Teatro Antico di Tindari.